Hitlist sui luoghi comuni dei cantanti. Ciao amici, benvenuti o bentornati. Io sono Tiziana e sono una cantante lirica. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati. Oggi condividerò con voi le frasi più no sense di reazione all'affermazione sono una cantante lirica. Sei una cantante lirica, mi canti, vincerò. Ma tu quindi urli sempre quando studi a casa? No, dai, sei una cantante lirica, mi canti tanti auguri in lirichese? Una cantante lirica, ma tu sai cantare normale? Ah, ma tu quindi usi la pancia? No, vabbè, sei una cantante lirica, mi fai un urlo? Ah, una cantante lirica, ma i microfoni li mettete in bocca? No, perché vincerò innanzitutto non è il vero titolo dell'aria. Il vero titolo è Nessun dorma dalla Turandot di Puccini. Non vincerò. E comunque ricordo che non siamo dei jukebox. È come dire, ah, sei un architetto, mi fai un progetto? Se per urlare si intende canti, sì, però vi ricordo che il termine urlare spesso è dispregiativo e ci ricorda un rumore o qualcosa che dà fastidio. Magari la prossima volta chiedete, ah, ma tu canti sempre con questo volume alto quando studi a casa? Beh, stessa reazione. Del mi canti qualcosa. Non siamo dei jukebox, però devo dire che io adoro personalmente il termine inventato lirichese. Lo uso sempre. Queste domande sono frequentissime. Ebbene, sì, il cantante lirico sa cantare anche normale, se per normale si intende pop, canto leggero o altri generi. L'impostazione tecnica del cantante lirico permette di cantare tutto. Io personalmente non uso la pancia per cantare, perché all'interno della pancia del mio addome si trovano solamente organi, non polmoni o aria. Però ci sono differenti scuole di pensiero. Ci sono dei cantanti che utilizzano una tecnica coinvolgendo l'addome. Però anche loro non usano la pancia per fare altro, solo per cantare. Vedere la risposta della domanda precedente. Urlo è negativo, quindi alle brutte potreste chiedere mi canti qualcosa, ma ripeto, è un po' come chiedere ad un professionista di fare il suo lavoro in estemporanea. Sicuramente non c'è nulla di male nel farlo. Se lo si vuole fare, ma spesso e volentieri queste richieste arrivano dopo un matrimonio, a fine cena o a fine pranzo, in mezzo a una strada. Non è questione di imbarazzo, però uno se ne sta per i fatti suoi. Magari non ha intenzione di mettersi a cantare in mezzo alla strada, proprio perché è un lavoro. I microfoni non li mettiamo in bocca. Ci sono stati dei cantanti in alcune situazioni che hanno avuto microfonini in bocca, però generalmente al 99% delle volte il cantante lirico canta senza microfono, motivo per il quale si canta nei teatri o negli auditorium che hanno un'acustica studiata affinché il suono possa correre. Fai la cantante lirica e per lavoro? Beh, si vede, è una cassa toracica enorme. Complimenti, sei una tenora bravissima. Ma non sei grassa? Per questo sei un mezzo soprano? Sei un mezzo soprano? Ah, mi dispiace. Ah, questa è una delle domande terribili. Fare il cantante lirico o essere uno strumentista è un lavoro. A tutti gli effetti.
Quindi mi raccomando, non chiedete mai più una cosa del genere, perché è un'offesa. Essere un cantante lirico sì, significa anche sviluppare sicuramente l'apparato respiratorio e quindi i nostri polmoni, però conosco cantanti lirici magri come delle acciughe che non hanno per niente la cassa toracica enorme. Sicuramente si sviluppa di più rispetto a qualcuno che non utilizza il proprio apparato respiratorio a dovere. Noi lo alleniamo davvero tanto. Più che altro ciò che aumenta è la capienza dei nostri polmoni. Mi sarebbe tanto piaciuto essere una tenora, anche se il termine esatto è tenore, però non posso esserlo in quanto donna. Ebbene, le voci femminili sono quella del soprano, mezzo soprano, contralto, mentre quelle maschili sono quella del tenore, baritono e del basso. No! Non è perché non sono grassa il motivo per il quale sono un mezzo soprano. Ho già spiegato che la differenza tra soprano e mezzo soprano sta nella lunghezza delle corde vocali, non nella stazza. E anche a me, devo dirlo. No, purtroppo tante persone credono che il mezzo soprano sia metà del soprano, come dicevo, non solo in grandezza ma anche in bravura. Invece non è così, è semplicemente un tipo differente di vocalità. E voi magari siete anche andati a vedere delle opere interamente per mezzo soprano o per contralto e non ve ne siete neanche accorti. Chi non conosce per esempio la Carmen di Bizet? Chi non conosce il Barbiere di Siviglia? Dunque, non dispiacetevi, io sono molto contenta di essere mezzo soprano. Ed è anche una voce più rara rispetto a quella del soprano e si lavora di più. Soprano non significa bravura. Questo vale sia nell'opera che nel canto leggero. Vi faccio un esempio, Mina o Laura Pausini sono mezzo soprano. Adesso stendiamo un bel velo pietoso su queste frasi comuni che purtroppo la gente continua a dire. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e lasciatemi nei commenti la reazione più assurda alla vostra affermazione di essere un cantante. Ci vediamo al prossimo video, che sarà un tutorial su come realizzare una registrazione professionale da casa. Un video che verrà in aiuto a tanti colleghi che in questo periodo si sono trovati per la prima volta a dover realizzare delle registrazioni e sono andati nel panico, magari non capendone tanto di tecnologia o non essendo proprio abituati a registrarsi. Vi salverò io. Un bacione!